punto vaccinale a Paternò. Sta andando benissimo la campagna di vaccinazione dei cittadini paternesi. 5 numeri di telefono li vedete qui, anzi qui in questo, in realtà ne sono riportati 4, ma sono 5 numeri di telefono attivi per potersi prenotare e quindi per potersi vaccinare. Ci sono tanti cittadini che hanno chiamato anche alla nostra emittente lamentandosi per il fatto che non riescono a prendere la linea. Ecco, quello che vi consigliamo è quello di fare la prenotazione, la richiamata automatica e attendere il momento in cui il centralinista è libero e quindi prendere in carico la vostra chiamata. E al punto vaccinale lo sanno anche al comune che c'è una grande attesa, quindi sono tantissime le chiamate, abbiate un po' di pazienza. Piano piano si riuscirà a vaccinare tutti e quindi ad essere inseriti in elenco. Qui al punto vaccinale stanno tentando di risolvere anche questo problema con l'ampliamento delle vaccinazioni giornaliere. Al momento sono circa 100, sono 100 e si spera di poterle ampliare, magari facendole arrivare già a 150 nei prossimi giorni, visto che i medici per turno sono 3, grande adesione anche da parte degli infermieri che in maniera assolutamente volontarie per quanto riguarda proprio gli infermieri hanno deciso di aderire a questa campagna. Non sono soli, grazie ai medici di famiglia, grazie agli infermieri, grazie ai volontari che sono qui la mattina e il pomeriggio per accompagnare i cittadini in questo importante risultato per voltare pagina, guardare la luce finalmente in fondo al tunnel e poter guardare con fiducia al futuro lontani dal Covid. Vaccino appena effettuata, prima dose, come si sente anche? Ancora diciamo abbastanza bene per ora. Libero anche comunque da Sì, questo. libero, secondo me è una scelta giusta da andare a fare tutti, così stiamo più tranquilli tutti e ce ne usciamo da questo Covid. Come sono stati questi mesi? Come li ha vissuti? Ma io penso come tutti gli altri, un pochettino fastidiosi, non potendo uscire da casa, con tante restrizioni che sappiamo tutti, purtroppo restrizioni giuste, e speriamo bene per tutti. Vaccino appena fatto, come si sente? Beh, in questo momento sto benissimo. Ecco, come si è trovato qui al punto vaccinale? Perfetto, c'è stato anche un buon accoglimento, persone competenti. Ecco, lei ha avuto problemi invece per prenotarsi, difficoltà nella prenotazione? No, no. Marito e moglie, avete scelto di vaccinarvi, avete già fatto il vaccino, come va? Benissimo, benissimo. Sono tutti cordiali, quindi c'è anche la cosa di farci tranquillizzare. Tutto benissimo, va bene. Aveva paura prima oppure no? È arrivata tranquilla. No, no, non ho paura. Sono fiduciosa perché i vaccini ci sono sempre stati e quindi no, 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 ne abbiamo parlato, abbiamo deciso e quindi no, no, siamo tranquilli. A chi ha paura di vaccinarsi, che cosa dice? Chi ha paura di vaccinarsi significa che nella vita non si sono mai vaccinati. Se noi guardiamo dietro il nostro passato, da piccoli i nostri genitori ci hanno vaccinato, quindi ci sono già malattie che hanno devastato il mondo e che grazie ai vaccini si sono debellati. Quindi dico a tutti di guardare dietro cosa hanno fatto i vaccini per la nostra comunità e per tutto il mondo. Vaccino appena fatto, come si sente? Benissimo, vaccino appena fatto, finalmente, e mi sento abbastanza bene, il centro è stato abbastanza accogliente, e bene. A chi ha paura ancora di vaccinarsi, cosa dice? Io suggerisco di vaccinarsi senza nessuna premura, senza nessuna remora, perché il vaccino è l'unica che lotta contro questo virus, quindi non abbiate paura, non abbiate timore, perché a parte che venite accolti in maniera eccezionale, fatelo.